Finestra presenta la 25esima edizione di Ecomondo, la rassegna che ha riunito a Rimini i protagonisti dell'economia circolare per illustrare le attività del gruppo in tema di gestione di rifiuti liquidi e solidi. A Grosseto arriva la raccolta automatica dei rifiuti dei fiumi. È il progetto che, finanziato da Estra, sarà sperimentato la prossima primavera sulle sponde del San Rocco dalla startup Blue Ecoline, vincitrice del concorso iCube promosso da Estra. Estra Energia riapre in piazza Garibaldi lo sportello del comune senese di Sinalunga. Lo sportello, che sostituisce l'ufficio mobile, è aperto 3 giorni alla settimana, il martedì anche di pomeriggio, il mercoledì e venerdì solo la mattina. Codice a barre non corretto. Estra Energie, nello scusarsi per l'inconveniente, informa che le bollette dal 14 ottobre al 4 novembre possono essere pagate agli sportelli Estra o con bonifico bancario.